Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a questo incontro che fa parte di un ciclo di incontri che Mondadori Education dedica alla formazione per la scuola secondaria di primo grado. Io sono Francesca Cologni e nella redazione che si occupa di testi scolastici per la scuola media mi occupo in particolare della progettazione dei testi di arte e immagine. Con me questa sera ci sarà la professoressa Marta Alvarez Gonzalez, docente di storia dell'arte, che collabora con noi per la progettazione e la realizzazione di apparati didattici per i testi di arte e immagine, con un occhio particolare per le tecnologie digitali. Prima di entrare nel vivo di questo incontro, vorrei darvi qualche informazione di tipo tecnico. Innanzitutto, se durante l'incontro volete porre delle domande a me o alla professoressa, potete farlo o inserendo la vostra domanda alla pagina tuadomanda.it con il codice evento 2381 oppure utilizzando il codice QR code che vedete appare in sovraimpressione. Vi ricordo che l'attestato di partecipazione potrà essere scaricato dal sito della casa editrice nei prossimi giorni e che sempre dal sito della casa editrice potrete scaricare anche tutti i materiali, le slide e altri materiali che vi mostreremo durante l'intervento di questa sera. Entriamo quindi nel vivo del nostro incontro. Di che cosa parleremo in questo incontro? Parleremo di Abarth e di Sfidando le Stelle e di come questi strumenti possano essere utilizzati per sviluppare le competenze attraverso le immagini. Prima di passare la parola alla professoressa Alvarez, vorrei dirvi due parole di contestualizzazione per presentarvi i protagonisti di questo incontro, quindi Sfidando le Stelle e Abarth. Che cos'è Sfidando le Stelle? Sfidando le Stelle è una nuova proposta per l'insegnamento di arte e immagine, una nuova proposta della casa editrice che ha per autori Dionisio e Daniele Castello. Come dice il sottotitolo di questo corso, si tratta di una proposta dove arte, creatività ed emozioni si intrecciano per proporre un modo gradevole di studiare la storia dell'arte, un modo motivante e coinvolgente per tutta la classe. Abbiamo scelto di parlare di Abarth e di questa piattaforma sfruttando le pagine di Sfidando le Stelle perché tra i punti di forza di questo corso c'è la ricchissima offerta digitale. In questa slide vedete menzionati alcuni dei punti di forza di questo corso, che vi lascerò poi leggere con calma se avrete piacere di scaricare le slide di questo incontro. Vorrei soffermarmi solamente su questo punto di forza, quindi l'offerta digitale. Si tratta di un corso, infatti, che è arricchito di un kit di contenuti digitali molto ricco, ai quali si abbinano anche le proposte che Hub Scuola mette a disposizione degli insegnanti di arte e immagine. Qui vediamo davvero la grande ricchezza dell'offerta digitale di questo corso, un'offerta digitale che accompagna tutti i momenti didattici della proposta cartacea. Si tratta di un'offerta digitale che propone numerosi video. Video con scopi didattici differenti, video per contestualizzare, video per analizzare le opere d'arte, video per confrontare le opere d'arte e mettere in evidenza i cambiamenti tra le epoche. Si tratta di video che permettono di conoscere i grandi maestri, ma anche di video che permettono di affrontare l'altra anima della disciplina, quindi la grammatica visuale, piuttosto che la conoscenza delle tecniche artistiche, o video che accompagnano come tutorial tutti i laboratori creativi. Accanto a queste proposte video, davvero numerosi, sono poi presenti strumenti che favoriscono l'inclusione o la valutazione, come i moduli Google di storia dell'arte disponibili per i docenti. Ma nell'incontro di oggi ci fermeremo soprattutto su Abarth, questa piattaforma che appunto Hub Scuola mette a disposizione di docenti e di studenti e che è strettamente collegata alla proposta del libro cartaceo. Che cos'è Abarth? Abarth è un motore di ricerca
un motore di ricerca facile, pensato per la scuola, quindi facile da utilizzare per i docenti e per gli studenti, con migliaia di immagini ad alta risoluzione. Arriviamo a oltre 10.000 immagini, quindi davvero un patrimonio di immagini ricchissimo che permette numerosi utilizzi. Lascerei ora la parola alla professoressa Alvarez proprio per raccontare come a BART, sfidando le stelle, si intrecciano e possono davvero darvi numerosi spunti per le vostre lezioni. A lei, professoressa, la parola. Grazie, buonasera, buonasera Francesca, buonasera a tutti. E, diciamo che quello che faremo questo pomeriggio è un'operazione, spero, come dire, utile per tutti, nel senso che quello che faremo appunto è fornire degli esempi di utilizzo concreto appunto del database di immagini per la didattica. Qui vorrei sottolineare appunto che diciamo così, è uno strumento molto snello, molto flessibile, che si adatta perfettamente a tutti i momenti della didattica, compresa appunto la valutazione, come vedremo più avanti. E in questo momento appunto quello che faremo è farvi vedere appunto degli esempi concreti di utilizzo. Ecco, passo a presentare esattamente la mia slide. La prima cosa che vorrei sottolineare è il fatto che è un database che consente veramente di mettere l'opera d'arte al centro del processo di apprendimento. Diciamo che in classe noi siamo abituati molto spesso a trovare dei ragazzi che prima che guardare l'opera leggono il testo oppure cercano di, come dire, di prima leggere e poi guardare l'opera d'arte, no? E questo sicuramente è un problema perché chiaramente questa capacità di osservare l'opera e di sapere su quali aspetti ci si deve focalizzare non è così, diciamo, innata, quindi bisogna un po' educarla. E paradossalmente siamo una cultura piena di immagini, però i ragazzi fanno fatica appunto a guardare l'immagine, a soffermarsi sull'immagine. E quindi lo strumento appunto di Havart consente di mettere l'immagine al centro del processo di apprendimento e consente soprattutto di guidarli in maniera anche progressiva alla scoperta appunto dell'opera d'arte. E sicuramente questo è un punto di forza che va sfruttato, come dicevo prima, in tutti i momenti della didattica. E quello che faremo nei prossimi minuti, come detto prima, è fornire degli esempi concreti e scoprendo un po' quelle che sono le funzionalità del database, nel senso che vedremo appunto in che cosa consiste la possibilità di creare delle playlist piuttosto che la possibilità di osservare le immagini ingrandite, zoomate, sempre appunto per consentire ai ragazzi di, come dire, appunto di imparare a guardare l'opera d'arte. Direi che questa è sicuramente la funzionalità principale e sicuramente più preziosa che consente questo strumento. E, diciamo che nel volume Sfidando le stelle per l'appunto, abbiamo fatto tutta una serie di proposte che vogliono, come dire, aiutare il docente a sfruttare tutte le varie potenzialità e quello che faremo questa sera è appunto rivedere alcune di queste proposte. E, diciamo che tengo molto a sottolineare il fatto che sono proposte che possono essere modificate in aula a seconda dell'esigenza dei docenti. Questo è sicuramente un punto di forza importante, ecco. Per cui io direi che non ci soffermiamo ulteriormente, passerei appunto al libro digitale e comincerei a vedere quali che sono alcuni di appunto questi utilizzi, ecco. Per cui vorrei iniziare diciamo dalla prima unità, non per una questione cronologica, ma perché penso che si presti particolarmente a essere, come dire, potenziata grazie all'utilizzo dello strumento di Havart. Allora, intanto vi faccio vedere che sul libro digitale troviamo per l'appunto molto spesso l'iconcina in alto a destra o in alto a sinistra di Havart. E quindi vuol dire che là dove trovate questa icona c'è un'attività che è stata proposta per aiutarvi appunto nella didattica. E a Havart si accede molto facilmente semplicemente andando in basso sulla dicitura Esplora i contenuti digitali. A quel punto vengono appunto fuori gli strumenti digitali e cliccando su questa catenina, diciamo così, questa iconcina, compare appunto la schermata
iniziale di Havard. Si accede sempre attraverso la credenziale di Have Scuola, come vedete, e arriviamo a quella che è la pagina iniziale di benvenuto di Havard. Allora, vedrete intanto che, ingrandisco un pochino così cerco di facilitare la visualizzazione, vedrete che è un motore di ricerca dall'utilizzo molto intuitivo, per cui non servono veramente grandi capacità, diciamo, di carattere tecnologico per poter sfruttare bene il database. Vedete che ha una mascherina di ricerca molto semplice, con tre campi, ricerca libera, autore e opera. E quindi vedremo appunto in che modo possiamo sfruttare questo motore di ricerca. Allora, se vi ricordate, io ero partita dalla pagina iniziale che riguarda l'architettura megalitica. Torno un attimino all'architettura megalitica e secondo me una delle potenzialità preziose davvero che offre questo strumento di Havard è quella di sfruttarlo per la cosiddetta flip classroom, ovvero per anticipare quelli che sono i contenuti che poi noi andremo ad approfondire in classe. E soprattutto serve anche per guidare i ragazzi attraverso un percorso di apprendimento che sia un percorso deduttivo, ovvero prima guardare l'immagine, cercare di capire le caratteristiche di quell'immagine e poi appunto tirare, diciamo, le nostre conclusioni. E fare infine, guidati dal docente, diciamo così, una rilettura di quello che noi abbiamo osservato, cercando di mettere a fuoco quelle che sono le caratteristiche principali, di quella unità. Ecco, siccome stiamo parlando di architettura megalitica, l'idea, ad esempio, è quella di dividere la classe in piccoli gruppi, in tre gruppi, e a ciascun gruppo viene affidato un termine chiave dell'architettura megalitica. Io farò una ricerca a titolo d'esempio. Mettiamo dolmen. Per cui io cerco dolmen, diciamo così, intanto vi illustro anche le varie funzionalità di Havard. Vedete che se io diciamo, mi muovo sull'opera, cliccando sulla lente di ingrandimento, io troverò appunto 8 risultati che illustrano dei dolmen. Diciamo che clicco il primo esempio che mi viene e vedrete che mi viene la didascalia con la ricerca dolmen, diciamo di questo dolmen. Allora, vedrete che in basso ce ne sono, una volta che io clicco sull'opera d'arte, ce ne sono diverse funzioni. Noi per il momento ci concentreremo sulla funzione scegli playlist. Tendo a sottolineare anche che playlist è un termine a loro, diciamo, naturale, perché sono abituati, non so, a Spotify piuttosto che a tante, diciamo, applicazioni che hanno appunto playlist, quindi sicuramente un termine che a loro è congeniale. Allora, cosa posso fare? Nel momento in cui io appunto ho trovato il mio dolmen, posso creare una playlist. In questo caso qui vedete che mi viene fuori, cliccando in questa opzione, mi viene fuori una maschera di ricerca. Sostanzialmente posso o creare una nuova playlist, e qui ad esempio potrei mettere Dolmen, perché è appunto la mia playlist dei Dolmen, oppure posso andare a una già esistente. Quindi faccio vedere alcuni degli esempi che vedremo questa sera. Per cui io ho già la mia playlist, in questo caso architettura megalitica. Però diciamo così, immaginiamo di creare una playlist nuova con il titolo Dolmen. Io salvo e andando di nuovo alla maschera della ricerca, facendo appunto ultima ricerca, troverò sempre i risultati che illustrano dei Dolmen. Vado con il secondo dolmen, ecco, e faccio la stessa operazione. Scegli playlist, in questo caso qui l'ho già creata perché ho creata la mia playlist dolmen, sceglierò questa e così via. Insomma, alla fine i ragazzi, appunto, diciamo così, essendo, diciamo, portati a trovare delle immagini sotto questa parola chiave dolmen e a inserirle in una, playlist, nel momento in cui andranno in alto sulla destra vedrete che c'è la possibilità, c'è la, diciamo, la dicitura le tue playlist. Andando su questa possibilità, vedrete che, diciamo, ce ne sono una serie di playlist che sono quelle che offre, diciamo, in automatico il volume. Ecco, io volevo andare, scusate, volevo andare a ripescare la mia che ho appena fatto per l'appunto, e vedete che appunto andando più avanti, perché è l'ultima che ho creato, ecco, faccio con voi questo in diretta, possono essere dei passaggi un po', come dire, complicati, ma è per farvi vedere tutte le varie potenzialità, no?
vedete che noi abbiamo qui la nostra mini playlist. E quindi dovete immaginare che i ragazzi hanno davanti tutta una serie di dolmen. Lo stesso succederà per i ragazzi che hanno invece optato per la parola chiave o ai quali è stata affidata la parola chiave Menhir e ai ragazzi ai quali è stata affidata la parola chiave Cromlech. Io ho fatto, appunto, se avete visto prima, io ho fatto una playlist che appunto si intitola Architettura megalitica, che è questa qua. Ve la faccio vedere andando sull'architettura megalitica. Ecco, immaginiamo che è finita questa fase di ricerca sul database al quale tutti i ragazzi accedono, perché sia il docente sia gli studenti accedono dal libro digitale, appunto troveremo tre gruppi che hanno creato tre playlist, una playlist per i dolmen, una playlist per i menhir e una playlist per i cromlech. Questa cosa consente a loro? A quel punto loro non avranno probabilmente mai sentito parlare di menhir o di dolmen, o se hanno sentito parlare non sanno cosa significhi, perché sono termini che vengono dal bretone, difficile, eccetera. Per cui loro, osservando l'immagine, il docente a questo punto può dire: ragazzi, allora, se il gruppo che ha cercato i dolmen, di che cosa sono formati i dolmen? E posso immaginare che dicano appunto grandi blocchi di pietra, alcuni in posizione verticale, altri in posizione orizzontale, è un modo anche per rivedere il sistema trilitico. I ragazzi che hanno invece cercato la parola chiave menhir diranno: io invece ho degli esempi di architettura formati da un unico blocco di pietra. Il terzo gruppo, quello che ha cercato Cromlech, invece dirà: io ho una serie di blocchi di pietra che sono disposti a pianta circolare. Quindi in quel modo lì i ragazzi, diciamo, focalizzano quelle che sono appunto le caratteristiche principali di questi tre tipi di strutture neolitiche attraverso appunto l'osservazione dell'opera d'arte. Quindi in un primo momento io ho introdotto l'immagine, in un secondo momento come docente posso andare ad approfondire i contenuti del libro mettendo a fuoco quelle che sono le caratteristiche di questi tre tipi di struttura e anche la diffusione, la cronologia e così via. Quindi partire dall'opera d'arte in maniera attiva, perché questo strumento, diciamo, consente ai ragazzi, come si dice un po' volgarmente, di smanettare, no? E sappiamo bene che loro quando devono smanettare sono coinvolti, ecco, per cui è un modo anche per coinvolgerli, per creare un ambiente sicuramente inclusivo e un ambiente coinvolgente. Quindi partiamo dall'opera d'arte e da lì, diciamo, poi diciamo, possiamo proseguire per approfondire, per fare la spiegazione, diciamo, classica alla quale un po' tutti siamo abituati, no? Questo sarebbe un primo esempio, quello di, come dire, favorire un percorso deduttivo tipico della Flipped Classroom attraverso la creazione di gallerie. La creazione di gallerie ci consente anche, come dire, di mettere a fuoco, ad esempio, quelli che sono gli elementi formali ed stilistici dell'opera d'arte. Elementi che molto spesso ai ragazzi creano difficoltà, perché chiaramente non è facile per un ragazzo di 12, 13 anni, 11, imparare a parlare di composizione piuttosto che trattamento dei paneggi, no? Sono concetti un po' difficili e tutti quanti sappiamo bene la fatica che si fa per far comprendere cosa intendiamo per questo tipo di analisi. Ecco, la creazione di gallerie, torno un attimo alle mie gallerie, e ripeto, queste gallerie le troverete tutti su Havard, perché sono gallerie proposte di Havard, là dove vedete fra parentesi Havard è scritto, sono gallerie che Havard propone, Mondadori propone, per agevolare il docente. Io però vi faccio vedere gli esempi che appunto io ho creato e che ho proposto nel libro per, come dire, cercare di dare dei suggerimenti, no? Allora, ho creato due playlist che si chiamano Kuroi e Korai. Anche qui l'idea è quella di dividere la classe in due gruppi. A un gruppo viene affidato il Kuros, a un altro gruppo invece viene affidato la Kore. L'idea è quella di fargli creare una galleria nel momento in cui io vado a ricercare sempre in opera Kuros, lo faccio insieme a voi, e lo faccio sempre nella funzione opera, perché così il risultato è un pochettino più restrittivo rispetto alla ricerca libera. Vedete che mi vengono tutta una serie di esempi di Kuroi.
Chiaramente il ragazzo, anche qui, che non sa che cosa sia un kuros, non sa di questa tipologia scultorea, comincia a vedere che in fondo abbiamo sempre lo stesso soggetto, con caratteristiche anatomiche differenti, però abbiamo un soggetto maschile, giovane età, muscolatura potente, posizione eretta, posizione frontale, una gamba leggermente diciamo in avanti rispetto all'altra, braccia distese lungo il corpo. Insomma, con loro, proprio osservando l'immagine, possiamo cominciare a fare un elenco delle caratteristiche che contraddistinguono questa tipologia così importante per la scultura greca del periodo arcaico. Lo stesso senz'altro si può fare con la core. Nel caso del kuros noi andremo chiaramente ad analizzare l'anatomia e nel caso della core noi andremo ad analizzare i paneggi. Ecco, è un modo, visto che si tratta di un'unità del primo anno, per cominciare a mettere a fuoco quelli che sono gli aspetti ai quali noi siamo maggiormente, diciamo così, chiamati a studiare nella storia dell'arte e quindi, diciamo, cominciamo a guidare i ragazzi sul fatto che nella scultura, se questa è nuda, analizziamo l'anatomia, se questa è vestita, invece analizziamo i paneggi, no? Per cui, ripeto, è un tipo di esercizio che possiamo cominciare a fare per, come dire, educare loro alla lettura dell'opera d'arte. E quindi questo sicuramente è un aspetto molto importante. E un altro aspetto che secondo me consente, diciamo, l'utilizzo di queste gallerie, di queste playlist, possiamo utilizzare entrambi i termini, è quello di creare delle attività, diciamo di proporre attività di tipo creativo che aiutino i ragazzi a rileggere, diciamo, quello che hanno studiato durante una determinata unità didattica. Ecco. Allora, io per fare questo esempio vi propongo di andare a vedere la sezione dedicata a Leonardo e in particolare la sezione dedicata ai ritratti. E, ecco, anche qui il ritratto è un genere, diciamo che attraverso l'utilizzo del database possiamo cominciare come dire, a vedere ai ragazzi i vari generi, giusto, dell'arte. Allora, in questo caso qui la proposta è quella di mandarli diciamo sul motore di ricerca, ecco, e fargli cercare Leonardo, in questo caso possiamo andare alla ricerca per autore, e fargli cercare Leonardo ritratto. Allora, intanto, vabbè, mettiamo Leonardo da Vinci così poi facciamo la selezione. Sì. Da Vinci, scusate, errori di battitura. Allora, vedete che mi vengono fuori tutti i risultati di Leonardo da Vinci. Ecco, qui ad esempio sarebbe una buona idea dire voi scegliete i ritratti, no? Perché in questo modo loro appunto cominciano a individuare il genere del ritratto. Ecco, troviamo la dama con l'ermellino, qui immagino che loro appunto si soffermerebbero, sceglierebbero lei, ecco, e potrebbero anche qui, attraverso appunto il pulsante Scegli Playlist, potrebbero senz'altro creare una, aggiungerla a una playlist. Io in questo caso la playlist, diciamo, per guadagnare tempo, l'ho fatta già io, ho creato la mia playlist Leonardo Ritratti. Quindi la aggiungo a questa galleria. Faccio così, torno indietro ancora un attimo alla ricerca, vado alla ricerca di altri ritratti, Mona Lisa e così via. Insomma, alla fine i ragazzi avranno questa playlist che vi faccio vedere. Diciamo, vado sempre alla pagina 4 dove io ho le mie playlist e trovo questi ritratti che sono i ritratti di Leonardo che Havard mi propone. Allora, un'attività ad esempio di carattere creativo che aiuta i ragazzi a rivedere i contenuti dell'unità è quella di proporgli di scrivere una carta d'identità per ciascuna persona ritratta. Si può dare anche, diciamo, la possibilità, ad esempio, di scegliere il ritratto che più ti ha colpito, prova a scegliere a scrivere una carta d'identità, piuttosto che dividere sempre la classe in gruppi e dire questo gruppo crea la carta d'identità di Cecilia Galerani, quest'altro gruppo crea la carta d'identità di Mona Lisa, ecco. E in questa carta d'identità provare, come dire, a forzarli a, diciamo, a compilare un campo dedicato allo stato psicologico
della figura, lo stato d'animo. Secondo voi, se io dovesse definire lo stato d'animo di questa persona con 2 o 3 aggettivi, quali aggettivi sarebbero questi? E mi devono dire cosa c'è nel ritratto che li fa immaginare, diciamo, che porta a immaginarli, perché questa persona è triste, allegra, è irrequieta, è pensierosa. Diciamo che ciascuno può leggere, diciamo, l'opera d'arte in maniera diversa, no? Però cosa succede? Che se io devo indagare lo stato psicologico, diciamo, della persona ritratta, sicuramente dovrò prestare attenzione all'espressione del volto, all'espressione delle mani, alla posa, allo sfondo. Ecco, è un modo per portarli ad analizzare aspetti di nuovo formali ed stilistici che altrimenti loro fanno fatica a leggere. Quindi in qualche modo proporre delle attività creative che li portino a scoprire anche il valore comunicativo ed espressivo dei vari elementi formali dell'opera d'arte. Quindi è un modo per non solo per rivedere, diciamo, il carattere innovativo del ritratto leonardesco, ma è anche un modo per appunto imparare a guardare, imparare a capire che se la persona mi trasmette un determinato stato animico è perché il suo sguardo trasmette quello stato animico, è perché la posa trasmette un determinato moto dell'animo, no? Che direbbe Leonardo. Quindi sicuramente un tipo di attività appunto che li può aiutare. Un altro tipo di attività che potrebbe essere anche, come dire, oggetto di riflessione per la parte invece conclusiva del programma della scuola secondaria di primo grado, è quella ad esempio di farli riflettere sul design, no? E quanto il design ha cambiato le nostre vite, o meglio, quanto le nostre vite quotidiane sono piene di design, da che ci alziamo facendo colazione al momento in cui andiamo a letto la sera, no? Quindi un tipo di attività ad esempio potrebbe essere questo. Chiedo ai ragazzi di andare su Havart una volta che abbiamo finalizzato diciamo, l'unità sul design, ve la faccio vedere anche sul libro così è più chiaro a tutti, ecco. Immaginiamo di aver concluso l'unità che riguarda il design, eccola qua. E in questa unità abbiamo visto che effettivamente diciamo, il design è una forma d'arte che incide sulla nostra vita quotidiana, perché propone appunto oggetti che sono di utilizzo quotidiano. Quindi a questo punto si può dire ai ragazzi, si può fare questa domanda ai ragazzi, no? Ditemi oggetti della vostra vita quotidiana appunto che sono, diciamo così, esempi di design. Sicuramente molti diranno nessuno, perché io in casa la libreria IKEA, no? Per dire, non si rendono conto che anche quello è un esempio di design, no? Allora, cosa possiamo fare per appunto far capire, diciamo, l'incidenza del design sulla nostra vita quotidiana? Portarli appunto su Havart e farli cercare design sulla, diciamo così, sulla, come termine in questo caso relativo alla ricerca libera, quindi utilizziamo questa funzione. Ecco, vedete che troviamo tanti oggetti di vita quotidiana. Allora io a questo punto potrei chiedere, va bene ragazzi, fate una selezione di oggetti di vita quotidiana e create una playlist appunto dal titolo Design e vita quotidiana. Diciamo, loro chiaramente scorreranno questa schermata e dovranno fare lì una selezione di oggetti di vita quotidiana, ma magari molti di loro hanno lo spremiagrumi di Stark, piuttosto che hanno il frigorifero Smeg, o magari dicono, ma caspita, questo è un frigorifero come quello che io ho a casa, o simile a quello che io ho a casa, eccetera. Quindi, diciamo, li lasciamo liberi alla scoperta appunto di questo mondo variegato e colorato che è il design. Immagino appunto di essere arrivata alla fine di questa attività e vado alle mie playlist, sempre in fondo, pagina 4, ecco, faccio insieme a voi, e vedete che ho creato la mia galleria design. Se questo è sempre un esempio, questo, diciamo, ovviamente noi lo dobbiamo fare assieme ai ragazzi. Apro una parentesi, molte di queste attività sicuramente possono essere date anche come compiti, per cui, diciamo, dal momento in cui le playlist si salvano, loro possono fare questa attività come compito, diciamo, tra una lezione e l'altra. Arrivata la mia galleria del design, io posso portarli anche a riflettere su questo tipo di ragionamento.
Ditemi quali di questi oggetti, diciamo, sono ancora in uso, no? Possiamo anche rivedere insieme la cronologia. Qui vediamo che si va dagli anni 20, perché ci sono alcuni servizi di tè, la teiera, insomma, piuttosto che il servizio di tè di Hoffman, degli anni 10, anni 20, ecco. Partiamo dagli anni 20 per arrivare appunto al super contemporaneo, no? E diciamo, possiamo riflettere su come il design ha cambiato materiali, oppure su come appunto la comparsa di alcuni materiali, primo fra tutti la plastica, ha portato a rivoluzionare anche il design, no? Possiamo fare un ragionamento inverso e dire, va bene, voi a casa utilizzate ancora tutti questi oggetti? E sicuramente molti di loro non sapranno neanche che cosa è la macchina da scrivere, o magari non l'hanno mai vista, no? Per cui diranno, ah, ma alcuni di questi oggetti di design sono superati, altri invece sono, diciamo, di utilizzo ancora quotidiano, ecco. Quindi un modo per insieme, in maniera corale, riflettere su il valore estetico degli oggetti che circondano appunto, diciamo, o che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Ed è anche un'occasione appunto per riflettere sul rapporto tra arte e design, no? Molto spesso i ragazzi arrivati all'arte contemporanea chiedono sempre, ah, ma questo si può considerare un'opera d'arte? E hanno l'idea che l'opera d'arte debba essere un unicum, no? un oggetto unico e non replicabile. Invece questi sono oggetti che appunto molto spesso troviamo nelle nostre case e commercializzati proprio a livello di massa, no? Quindi riflettere su tutte queste questioni proprio a partire dall'immagine. Questo sicuramente potrebbe essere una buona proposta. Infine, per chiudere il capitolo appunto delle gallerie, vi propongo diciamo un'attività che secondo me è molto si presta molto a servire come diciamo elemento di valutazione, è quella del compito di realtà, quindi diciamo usiamo in questo caso il database per proporre un compito di realtà. Allora, in questo caso qui torniamo al libro digitale e andiamo a vedere la parte dedicata all'Art Nouveau. E troviamo appunto questa doppia pagina dedicata all'Art Nouveau. Capitolo che è, diciamo, reso un po' complesso dal fatto che l'Art Nouveau si diffonde in tutta Europa, non solo, anche negli Stati Uniti, in Russia, eccetera, e là dove si diffonde assume un termine, un nome diverso. Ecco, questo molto spesso ai ragazzi crea un po' di confusione, no? Troviamo anche delle caratteristiche comuni, ma anche delle caratteristiche diverse. Ecco, per come dire, ragionare su quella complessità tipica appunto dell'Art Nouveau e ragionare sui vari termini che questo movimento ha acquisito nelle varie zone geografiche, io parto dalla tabella che appunto il libro digitale propone, vedete una tabella molto semplice, dove mi dice come si chiama questo movimento in ogni paese europeo. Anche qui io posso dare come compito finale per chiudere l'unità quella di creare un museo virtuale dell'Art Nouveau, del Modern Style, del Jugendstil, del Modernismo. Cosa faccio? Divido la classe anche qui in gruppi e a ciascun gruppo do il compito di creare una galleria dedicata all'Art Nouveau in Francia, che appunto riceve il nome di Art Nouveau. Una galleria dedicata all'Art Nouveau in Spagna, dove riceve il nome di Modernismo, e così via. Cioè ciascuno deve selezionare una serie di opere che secondo loro diciamo sono le opere più importanti, i capolavori dell'Art Nouveau. Quindi creare, ripeto, un museo virtuale. Allora, per fare questo lavoro io li devo portare di nuovo a Havard, non posso fare insieme a voi, diciamo, la ricerca, faccio magari giusto un esempio, ecco, su ricerca libera io posso mettere Liberty e vedrete che anche qui devo fare una scrematura perché ovviamente mi viene anche Miss Liberty, però i ragazzi sono così costretti a ragionare su il termine Liberty e a selezionare quelle opere che secondo loro sono più rappresentative dello stile Liberty, che è il nome che assume appunto l'Art Nouveau in Italia. E vi porto di nuovo alle playlist perché lì vedrete l'esempio, diciamo, che di playlist che io ho creato, eccolo qua, e questa è la galleria dedicata all'Art Nouveau, e vedete, se vado a vedere, diciamo così, ad aprirla,
che in realtà è una galleria caratterizzata, diciamo, da linee curve, sinuose, che si presentano in architettura, arredamenti di interni, arredo urbano, ceramica. Troviamo tutti i vari esponenti, diciamo, chiaramente conosciamo tutti di Art Nouveau, la grafica pubblicitaria, e quindi in questo modo ciascun gruppo appunto arriverà con una proposta di museo virtuale dove sono presenti forme artistiche di carattere diverso e dove troviamo appunto dei manufatti, delle immagini di edifici, eccetera, che ci comunica, ci rimandano a quelle che sono le caratteristiche formali tipiche dell'Art Nouveau, quindi un modo per rivedere ancora i contenuti dell'unità. Ovviamente, diciamo, la proposta si può arricchire chiedendo loro di fare una ricerca aggiuntiva su internet, però per dire quella di creare un museo virtuale, diciamo così, di carattere internazionale, perché ciascun gruppo si sarà occupato di una zona geografica andando ad inserire il termine, appunto, il nome con il quale si conosce l'Art Nouveau in quella zona geografica. Questo per quanto riguarda, diciamo, la funzione galleria, ripeto, galleria o playlist. Vi propongo ora invece di utilizzare un'altra funzione, che è una funzione che, diciamo così, noi storici dell'arte siamo molto abituati a utilizzare, i ragazzi chiaramente anche qui fanno un po' fatica, è quella del confronto tra due opere d'arte diverse. E, diciamo, questo confronto allora richiede due cose. Una, guardare con grande attenzione ciascun'opera. E già questo un po' a volte li mette in difficoltà, perché come dicevo prima sono abituati al telefono, alle applicazioni, eccetera, che, diciamo, impongono tempi di visualizzazione molto brevi, no? Per cui il fatto di costringerli a soffermarsi su un'immagine alle volte crea difficoltà. La seconda cosa che devono fare è quella di trovare similitudini e differenze tra le opere d'arte. E anche questo non è sempre così scontato, però è di grande utilità per tutta una serie di motivi. Allora, il primo esempio che io vi propongo è l'esempio dell'arte paleocristiana. Ecco, cerco un attimo di ridurre la visualizzazione così vediamo la doppia intera. Allora, il confronto tra opere d'arte diverse, di epoca diversa e di natura diversa consente di osservare, diciamo, la continuità di alcuni temi nella storia dell'arte anche attraverso contesti culturali e cronologici molto diversi. Un esempio di questo è l'iconografia del Buon Pastore, iconografia che chiaramente si studia sempre quando si fa l'unità, si svolge l'unità sull'arte paleocristiana. Allora, se io vado su il motore di ricerca, ecco, su Havart, e cerco appunto il Buon Pastore, perfetto, trovo una serie di immagini, anche qui devo guidare un po' i ragazzi, insomma, per farli capire dove è il Buon Pastore, laddove ci sono appunto rilievi o mosaici. Prendiamo appunto per, come dire, analizzare le caratteristiche iconografiche del Buon Pastore, prendiamo l'esempio appunto più chiaro in questa carrellata, no? Che è quello appunto di questa scultura. Vedete che se io la apro, intanto ottengo la didascalia, ecco, questo volevo fare anche un altro appunto. Havart è prezioso perché comprende didascalie, include didascalie complete di tutte le opere d'arte e quindi, diciamo, per fare lezione è uno strumento molto utile perché chiaramente lì ho tutte le informazioni, dimensione, ubicazione dell'opera, per cui è sicuramente di grande aiuto per il docente. Però, diciamo, pensato nell'ottica di come i ragazzi possono sfruttare questo strumento, se andiamo a vedere in basso ci sono varie opzioni, no? Quella scegli playlist l'abbiamo già vista. Quello che possiamo fare, ecco, devo ingrandire, è quella di sfruttare, diciamo, la possibilità di confrontare con un'altra opera d'arte. Ecco, in questo caso qui vedete che mi viene fuori un'altra maschera di ricerca. Io qui, ovviamente in questo caso deve essere il docente che guida i ragazzi, posso chiedere di cercare Moscoforo. Diciamo, faccio questa ricerca, vedete che quello che mi viene fuori è ovviamente il Moscoforo e cliccando sopra il Moscoforo io avrò sulla stessa schermata Cristo come Buon Pastore e Moscoforo, quindi avrò una scultura del VI secolo, del IV secolo, scusate, dopo Cristo, a confronto con una scultura invece del VI secolo avanti Cristo, una scultura greca. Per cui lì
chiaramente immagino che i ragazzi dicano: ma come? È un elemento cristiano, Cristo appunto appare raffigurato, come mai diciamo, le similitudini iconografiche sono così evidenti con una scultura del periodo greco, del periodo arcaico, che è sicuramente una scultura che nulla ha a che vedere con il contesto cristiano. Ecco, lì si può ragionare insieme a loro sul fatto che alcuni temi e alcune simbologie sono di carattere universale, potremmo dire quasi senza tempo. E questa possibilità di mettere a confronto viene ulteriormente arricchita dalla possibilità di mettere a schermo intero, per cui vedete che in questo caso qui mi scompaiono, diciamo, tutte le didascalie, eccetera. Faccio ai ragazzi focalizzare sull'immagine in modo di vedere similitudini e differenze proprio a occhio, senza, diciamo così, stare a basarmi su quello che leggo, no? E questa è una possibilità. L'altra possibilità invece è quella di zoomare su ciascuna immagine, poi ora questa possibilità la vedremo più nello specifico, ma insomma vedrete che appunto molto spesso diciamo attraverso il confronto riusciamo a far emergere, come dire, argomenti trasversali alle varie epoche della storia dell'arte. E un'altra possibilità che sicuramente appunto ci offre questa opzione è la possibilità, ad esempio, di mettere in evidenza diciamo continuità diciamo di carattere formale che riguardano diciamo periodi diversi della storia dell'arte, no? Vi faccio un altro esempio, esempio classico che un po' abbiamo fatto tutti in classe, no? Santa Maria Novella, la facciata di Leon Battista Alberti. Ecco, e vado a selezionare la facciata, eccola qua, e se io vado a aprire appunto la funzione confronta, vedete che è lo stesso motore di ricerca a suggerirmi la facciata di San Miniato al Monte. Chiaramente messa l'una a fianco all'altra, ripeto, sono tutti passaggi che si possono fare facilmente in classe, e il ragazzo è naturalmente portato a trovare similitudini e differenze tra questa chiesa romanica, tra San Miniato al Monte, e la facciata già pienamente quattrocentesca e rinascimentale di Leon Battista Alberti, dove chiaramente Alberti, diciamo, attinge dall'architettura classica, ma attinge anche dal romanico fiorentino, no? Per cui si tratta appunto di guidarli all'osservazione dell'opera d'arte e molto spesso il motore di ricerca che ci suggerisce un po' i confronti. E come, diciamo, ultimo esempio di questa tipologia di attività, quella appunto basata sul confronto, vi faccio vedere un altro esempio che riguarda invece l'arte, diciamo, più vicina a noi, no? L'arte contemporanea. E, allora, diciamo così, è una funzione, quella del confronto, che ci consente anche di analizzare, approfondire l'evoluzione di un determinato stile artistico. In questo caso qui, ad esempio, io propongo di tracciare, diciamo così, le origini e l'attualità di quel movimento che tutti i ragazzi per altri conoscono, che conosciamo con il nome di street art. Quindi, in questo caso qui, io vado a cercare, ad esempio, un'opera del pioniere della street art, potremmo dire, che è Keith Haring. E, diciamo, anzi, torno di nuovo un attimo alla ricerca e vi faccio vedere, scusate, facciamo in autore, ecco, vi faccio vedere una immagine, diciamo, frontale del murale Tutto Mondo che si trova a Pisa, no? L'opera di Keith Haring che abbiamo in Italia. Ecco, qui posso fare una riflessione su come nasce la street art, diciamo, posso fare un discorso di tipo storiografico, collocando Keith Haring come un pioniere, diciamo, della street art. Se io faccio confronto, ecco, e cerco invece quello che è, diciamo, l'attore protagonista oggi della street art, vado a mettere a confronto diretto Keith Haring con Bensky. E scelgo ad esempio un'opera molto nota, Let the Meat Track, quest'opera qua, ecco, e posso metterle a confronto diretto sullo schermo. Intanto posso portare i ragazzi a riflettere sul senso della street art, che è un'arte urbana che, diciamo, intende appropriarsi un po' degli spazi urbani. Però la seconda cosa che io farei insieme a loro è quella di, come dire, analizzare un po' i diversi tipi di linguaggi che propongono da una parte Haring e dall'altra Bensky, e cercare anche di far emergere gli elementi di critica sociale, ecco, che è un'altra caratteristica
tipica della street art, in particolar modo molto, molto chiara, molto netta nell'opera di Wensky, no? Per cui chiaramente qui appunto porterei i ragazzi a riflettere su come questo movimento, che è chiaramente molto variegato, per cui molto complesso, eccetera, ha evoluzionato nel corso del tempo, un po' far vedere insieme origine e, diciamo, attualità contemporanea della, così, della street art, no? Quindi questi sono tutti esempi appunto di analisi attraverso la funzione del confronto. E vi faccio vedere, per chiudere, diciamo, per concludere la nostra presentazione, vi faccio vedere invece diciamo alcune possibilità che sono invece legate alla possibilità che offre Havard di guardare le opere d'arte a grande risoluzione, ad altissima risoluzione. Allora Havard, e questo tengo a sottolinearlo, diciamo, mette a disposizione immagini di grande qualità anche da un punto di vista tecnico, immagini proprio di alta qualità. Mi dà la possibilità di osservarli a schermo pieno e anche di zoomare sui particolari dell'opera d'arte. Allora, per alcuni artisti questa possibilità sicuramente è preziosa, perché in alcuni artisti, diciamo, la grandiosità, potremmo dire, l'originalità si capisce dai piccoli dettagli, no? Sicuramente uno di questi artisti è Caravaggio, ecco, dove ciascuna, diciamo così, ciascuna delle sue opere è un invito proprio a navigare letteralmente sulla tela e cercare di trovare quei dettagli che fanno sì che lo spettatore, quindi noi, siamo così, diciamo, coinvolti nella storia che lui ci racconta. Ecco, prendo come spunto l'opera che trovate sulla pagina del libro digitale, Il riposo durante la fuga in Egitto. Vado a, appunto, torno di nuovo al mio motore di ricerca, ecco, e per evitare di fare la ricerca insieme a voi e spendere altro tempo, vi faccio vedere che ciascuna opera che io, diciamo, scelgo, posso anche salvarla come preferito. Quindi se io vado ai miei preferiti, trovate alcune opere che io ho selezionato appunto per questo webinar. Vedete che c'è la fuga in Egitto, Il riposo durante la fuga in Egitto. Ecco, apro l'opera, metto l'immagine a schermo intero e sicuramente la qualità proprio, ripeto, tecnica dell'immagine è una qualità che mi consente di fare questa domanda ai ragazzi. Quali elementi in questo dipinto presentano la Sacra Famiglia non come una Sacra Famiglia, ma come una famiglia qualsiasi? E trovate appunto degli elementi che mi consentono di identificare questa come una famiglia umana e non soltanto come la famiglia appunto del figlio di Dio, no? E immagino che i ragazzi mi dicano: ah, c'è il fiasco di vino, diciamo che Giuseppe magari, ecco, prende il vino alla sera, oppure, non lo so, si focalizzino sul fatto che i piedi, diciamo, cercano un po' di coprirsi l'uno all'altro come se avesse freddo, piuttosto che il dettaglio sicuramente molto coinvolgente di Maria che addormenta Gesù bambino con una carezza sulla testa, no? Oppure lo spartito, che è uno spartito effettivamente sul quale io potrei suonare, a partire dal quale io potrei suonare una melodia. Ecco, sicuramente questi sono tutti dettagli che, diciamo così, in una visualizzazione rapida si perdono, e invece sono i dettagli che ci fanno, come dire, sentire coinvolti nella storia che racconta Caravaggio, che è una delle caratteristiche, diciamo, principe della sua opera. E si può anche utilizzare, come dire, lo schermo pieno per riflettere, ad esempio, sulla differenza tra naturalismo e realismo, quali elementi nel dipinto appunto sono di carattere realistico, no? O diciamo, ci sono tutta una serie appunto di osservazioni che si possono fare insieme ai ragazzi a partire dall'osservazione dell'immagine a schermo pieno. E c'è anche, vi segnalo questo, la possibilità di zoomare sul dipinto, per cui io mi muovo sul dipinto e, ripeto, qui trovo appunto il dettaglio del piede sinistro che copre il destro come se avesse freddo, oppure avesse qualcosa sulla pianta del piede che gli dà fastidio, no? Per cui diciamo che questo è sicuramente una possibilità molto ricca. Ecco, tornando invece alla maschera di ricerca, vi faccio un altro esempio di attività che possiamo fare con Havard. Ed è quella di utilizzare l'opera d'arte come strumento di scrittura creativa. Vi faccio questo esempio. Allora, io
Digito Mantegna, in questo caso qui vado all'autore e cerco Mantegna Camera degli Sposi, per cui tra le varie immagini della Camera degli Sposi scelgo il particolare che ritrae la corte di Ludovico Gonzaga e dico, la metto a schermo pieno e dico, faccio questa proposta ai ragazzi. E siamo all'interno della corte, in cui c'è ovviamente l'illusione che la camera si sia trasformata proprio in un loggiato dove Ludovico, assieme alla sua famiglia e membri della sua corte, passa un pomeriggio, e scrivetemi un testo nel quale, diciamo, immaginate che cosa sta succedendo, cosa c'è in quel foglio di carta, in quella lettera che, diciamo, la persona che si avvicina a Ludovico gli ha appena consegnato, cosa gli sta dicendo all'orecchio, perché, diciamo, i membri della corte sono un po' in subbuglio, chi appunto chiacchiera con il vicino, chi sembra chiedersi che cosa stia succedendo, chi sono questi bambini, perché i bambini sono all'interno della corte, chi è questa figura un po' particolare, no? Diciamo così, un esercizio di storytelling, no? Di scrittura creativa. A partire dall'immagine inventa la tua storia. Ecco, può essere un modo per, ripeto, fargli gustare l'opera d'arte, cioè capire che l'arte è un linguaggio comunicativo che noi possiamo in cui noi possiamo immergerci e possiamo appunto immaginare di vivere quello che, diciamo, Mantegna ha immaginato quando ha eseguito questo affresco, no? Per cui un po', come dire, in questo caso più appassionarli all'opera d'arte e al potere comunicativo dell'opera d'arte. Ripeto, una cosa che si può fare perché lo strumento ci consente di vedere le opere ad altissima risoluzione, insomma, con una risoluzione buona, ecco. E, per ultimo, l'ultima funzionalità che volevo vedere insieme a voi, invece, è quella, diciamo, che è legata a due, diciamo, due diverse possibilità. Allora, vedete che per ciascuna opera il database ci consente di ricercare altre opere vicine geograficamente all'opera che abbiamo identificato. E c'è anche la possibilità di vedere l'opera con Google Maps. Vi faccio questo esempio, sempre sfruttando Andrea Mantegna. Andiamo su Google Maps, diciamo, si apre appunto Google Maps e chiaramente quello che troviamo è, diciamo, il dettaglio della mappa di Mantova, diciamo, il castello di San Giorgio, e qui, su questo puntino rosso, possiamo appunto dire ai ragazzi qui è dove trovi quest'opera d'arte, se vuoi andare a fare una gita, diciamo, con la famiglia, sai dove poter andare. Però al di là di questa, diciamo, di questa funzionalità, che è sicuramente una funzionalità interessante, io vi faccio vedere due tipi di attività che si possono appunto fare sfruttando queste due opzioni. La prima funzione sono, diciamo, due tipi di attività legate all'architettura. E la prima sarebbe quella di chiedere ai ragazzi, come attività anche, diciamo, valutabile, quella di creare un itinerario di ville palladiane o comunque di architettura palladiane, no? E quindi andiamo sempre sulla possibilità di cercare per autore, cerchiamo Palladio. E possiamo anche proporre ai ragazzi di dire, va bene, partite dal libro, identificate tutti gli esempi di architettura palladiana che il libro riporta e cercateli su Havart. E quindi loro cercheranno appunto la Basilica, la Rotonda, insomma tutti i vari edifici che appunto il libro propone, la Villa Barbara e così via. Ecco, se io apro ad esempio la Rotonda, no? Vado su Google Maps e nel momento in cui appunto apro Google Maps mi dà questa possibilità di salvarlo. Diciamo, io in questo momento non sono collegata, anzi potrei fare questo. E, diciamo, scusate, lo faccio insieme a voi per farvi vedere. Va bene, non adesso. Scusate, lo faccio insieme a voi perché così, diciamo, vi posso fare vedere questa funzionalità che secondo me è davvero interessante. Ecco, vedete che io ho la possibilità, per fare questa possibilità devo essere collegata ovviamente, di salvare nel mio, diciamo, Google Maps, ho la possibilità di salvare l'ubicazione della rotonda. Ecco, per cui se io vado ad esempio su, diciamo, favorites, oppure addirittura posso creare una nuova lista, ok? E posso chiedere appunto Palladio. Quindi creo questa lista, automaticamente
mi salva l'ubicazione della rotonda. Se io faccio questa operazione con 4 o 5 opere palladiane, in fondo mi verrà, e ve lo volevo appunto far vedere, mi verrà la, diciamo, l'architettura palladiana. Ve lo faccio vedere appunto, perché io l'ho già fatto, diciamo, vi faccio vedere il prodotto finale come viene. Ecco, vedete che questa è l'architettura palladiana. Quindi io attraverso appunto questa funzione ho creato un mio itinerario, eventualmente può essere un compito in realtà, ad esempio create voi l'itinerario di un'ipotetica gita scolastica nei luoghi di Palladio, e quindi questo sarebbe sicuramente una buona opzione. L'ultimissima cosa che vi propongo è questa, è quella di sfruttare invece un'altra funzione preziosa, che è quella di cercare per prossimità. Allora, immaginiamo di appunto studiare l'unità sull'architettura bizantina. Stiamo parlando di una città fondamentale come Ravenna, una città tuttavia che è molto complessa perché chiaramente presenta periodi diversi, ha avuto, come dire, appunto un periodo di sviluppo artistico importantissimo. Ecco, immaginiamo, anziché essere nell'unità sull'architettura bizantina, di essere in quella sull'arte, diciamo, paleocristiana. E diciamo, va bene, io voglio vedere tutti i monumenti che sono stati, diciamo, costruiti a Ravenna dal periodo in cui diventa capitale dell'Impero Romano fino al periodo in cui diventa appunto un'enclave bizantina. Quindi vado a ricerca per prossimità, partendo dal mausoleo di Cala Placidia, che è stato il mio punto di, diciamo, di partenza, e metto un raggio di 10 chilometri. Cosa succede? Che il database mi fa vedere tutte le opere che ci sono sul database che sono a distanza appunto di 10 chilometri. Vedete che mi vengono diverse opzioni. Ecco, in questo caso qui io potrei chiedere ai ragazzi di identificare, diciamo, i vari monumenti e di distribuirli nelle tre epoche, diciamo, grandi tre epoche che ha vissuto Ravenna, no? Quindi Ravenna capitale dell'Impero Romano, Ravenna capitale ostrogota con Teodorico e Ravenna appunto capitale bizantina. Quindi si tratta, come dire, di portarli a associare ogni monumento con ciascuno di questi tre periodi. E ripeto, è una funzione che si può fare attraverso la ricerca per prossimità. Ecco, io a questo punto diciamo che mi soffermerei, ecco, nel senso che siamo già quasi arrivati alla nostra, diciamo, al nostro momento finale, ecco. Per cui lascerei di nuovo la parola a Francesca Cologni per la chiusura. Grazie. Grazie. Grazie mille professoressa, credo e spero che tutti questi esempi che lei ha mostrato possano essere davvero così spunti utili per la didattica in classe. Abbiamo visto quindi come ABART davvero non sia solo un semplice database, ma comunque come attraverso tutte queste funzionalità, il confronto, lo zoom, la geolocalizzazione, la possibilità di creare playlist, possa davvero diventare uno strumento con tante potenzialità didattiche. Per raccogliere alcune delle osservazioni e delle domande che intanto sono arrivate mentre appunto lei raccontava questi esempi, vorrei chiederle magari se può fare così una rapida sintesi di tutte le potenzialità didattiche, cioè di come queste funzioni possano essere sfruttate così per funzioni didattiche differenti. Giusto, sì, per certo, dare una sintesi, certo, perché davvero gli esempi sono stati moltissimi. Sono stati molto ricchi. Allora, intanto, giusto per, come dire, se qualcuno vuole rintracciare qualcuna di queste attività, sono tutte nel libro di testo, per cui lì chiaramente ci sono le spiegazioni, diciamo, più dettagliate, perché mi rendo conto che magari ho buttato tanta carne al fuoco. Ecco, chiederei forse alla regia, se possibile, di andare sulle slide, sulla slide numero 9, perché offre una buona sintesi, a mio modo di vedere, perfetto, di quelle che sono appunto le potenzialità di questo strumento. Allora, intanto crea un ambiente molto accogliente, immersivo. Diciamo, l'opera d'arte non è solo al centro, ma è al centro in un ambiente che i ragazzi, con i quali i ragazzi sono assolutamente familiari, perché è l'ambiente digitale ed è una, diciamo così, un motore di ricerca che può anche aiutarli a crescere nel processo di educazione digitale, no? Per cui sicuramente crea un ambiente, potremmo dire, friendly, no? Nel senso che, ripeto, si sentono a proprio agio. In secondo luogo favorisce la partecipazione attiva, perché un po', diciamo, vuole sfruttare, diciamo così, l'impatto dell'opera d'arte sui ragazzi, no? Per cui li inviti a cercare, a sintetizzare, a creare delle playlist, a ragionare su quello che vedo,
per cui chiaramente, diciamo, di fronte all'immagine molto spesso i ragazzi reagiscono in maniera molto intuitiva, ecco. Sicuramente questo è un bene, però quell'intuizione bisogna un attimo farla crescere, educarla, no? E questo sicuramente è un percorso che Havard favorisce. Favorisce senz'altro un apprendimento deduttivo, perché parto dall'immagine e a partire dall'immagine io appunto arrivo a delle conclusioni su quello che vedo, sulla forma, sullo stile, sull'iconografia. Consente un approccio graduale, chiaramente appunto avete visto il tipo di attività che ho proposto per l'arte preistorica, sicuramente più semplice rispetto a quella che ho proposto a proposito della street art. Quindi proprio consente, come dire, di cominciare con le funzionalità più semplici e poi di andare via via a crescere in complessità. Il taggio multidisciplinare, cioè bisogna sfruttare, diciamo così, queste opzioni di Google Maps piuttosto che la ricerca per prossimità, ti invitano a creare una geografia dell'arte e ti invitano a riflettere sul rapporto tra geografia e arte piuttosto che tra storia e arte, e come abbiamo visto con l'attività di storytelling, anche a, diciamo così, creare e sviluppare delle competenze trasversali utili anche per altre materie. E infine è uno strumento dove veramente ciascuno ci si può sbizzarrire, sia noi docenti che i ragazzi, che sicuramente, ecco, in questi casi tirano fuori una creatività che molto spesso davanti al libro di testo è inespressa, ecco. Per cui direi che queste sono sicuramente le potenzialità principali di uno strumento che oltretutto a noi docenti facilita molto la vita, perché, ripeto, ci mette a disposizione in maniera immediata e completa tutto un corpus di immagini che poi in classe possiamo sicuramente sfruttare in maniera importante, ecco. Grazie mille per questa sintesi molto molto efficace. Vorrei appunto ricordare questo aspetto, che appunto Abart è disponibile per il docente, è disponibile per lo studente, quindi ovviamente l'insegnante lo può utilizzare in classe con il libro digitale, con la LIM, e invece i ragazzi a casa con il loro computer, i loro supporti personali possono sicuramente utilizzarlo. Una precisazione, ovviamente le pagine che anche per chi magari si fosse collegato in un secondo momento a intervento già iniziato, vorrei ricordare che le pagine dalle quali la professoressa è partita sono tratte dal libro di testo Sfidando le stelle di Dionisio e Daniele Castello, e vorrei ricordare questo: Abart è uno strumento che gli insegnanti e gli studenti possono usare autonomamente, nel senso che ognuno può inventare o creare la propria attività, oppure possono essere utilizzate le proposte disponibili sul libro di carta, che sono dei suggerimenti che, come diceva appunto la professoressa, possono essere utilizzati così come sono, se ritenuti efficaci, ma possono essere anche ogni volta personalizzati. Una rapidissima domanda prima della conclusione. Ovviamente anche le playlist possono essere esportate, cioè quindi i docenti che le creano anche autonomamente possono decidere di esportarle, magari anche di condividerle con la classe. Magari professoressa può rapidamente fare un passaggio su questo aspetto tecnico. Allora, esatto, perché è molto importante. Chiedo alla regia di tornare alla schermata appunto di Havard, ecco. E sostanzialmente, allora, vi faccio vedere, tutte le playlist sono associate appunto al browser che utilizziamo, quindi se cambiamo ad esempio browser, da Safari passiamo a Chrome o viceversa, oppure in classe, nella scuola, cambiamo computer, eccetera, noi possiamo sempre salvare le playlist. Allora, praticamente, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su impostazioni, vedete che dicitura in alto a destra, ecco, e praticamente nella pagina dell'impostazione noi possiamo sia importare che esportare. Praticamente quando clicchiamo esporta, noi creiamo un file che viene a salvarsi sul nostro computer, quindi io faccio esporta e vuoi consentire il download, va bene, questo dico di sì, ovviamente, ecco, Safari ora mi sta, diciamo, esportando le mie playlist. Ecco, nel momento in cui ho quel file, praticamente per recuperare le mie playlist in ogni momento devo soltanto andare poi a importa preferiti e playlist, scegliere il file, diciamo tra i vari download per l'appunto, e questi sono questi file qua, ecco, per cui io le carico
e l'importo in modo di trovare di nuovo, vedete, importati siete preferiti, importati sei playlist. Quindi in questo modo io non vado mai a perdere la mia selezione, immaginando appunto di insegnare in più classi nella stessa mattinata, nello stesso periodo, ecco. Per cui sicuramente questa nozione è preziosa per l'utilizzo di Havart. Grazie molto anche per questa risposta. Tornerei proprio rapidamente per chiudere e salutare tutti i partecipanti sulle mie slide, perché vorrei semplicemente ricordare che se siete interessati a scoprire qualcosa in più su questo testo, Sfidando le Stelle, potete visitare la scheda del corso sul sito di Mondadori Education, dal quale potete anche entrare in contatto con l'agente di zona e richiedere una copia saggio. Ne approfitto anche per dare un suggerimento a tutti i docenti collegati, che è quello anche di visitare le pagine disciplinari. Una novità di Mondadori Education di quest'anno è proprio quella di aver creato per diverse discipline, anche per arte e immagine, un portale disciplinare dedicato esclusivamente al docente di arte e immagine della scuola secondaria di primo grado. Vi invito, e troverete appunto nelle slide il link, a consultare queste pagine, perché nel corso dell'anno continueranno ad arricchirsi di strumenti, spunti, materiali utili per la didattica in classe, quindi non strettamente collegati a questo libro di testo, ma comunque per arricchire ulteriormente la proposta di materiali didattici. Prima di salutarvi rapidamente vi ricordo che potrete scaricare l'attestato dal sito della casa editrice, dove troverete anche tutti i materiali che oggi vi abbiamo presentato. E su YouTube resterà comunque anche la registrazione di questa diretta. Spero davvero che sia stato per tutti voi partecipanti un servizio utile, vi ringrazio e vi invito a consultare il sito di Mondadori per scoprire tutte le altre iniziative, gli altri webinar che mettiamo a vostra disposizione. Grazie ancora alla professoressa. Grazie a voi, buona serata. E alla prossima, arrivederci, buona serata a tutti. Arrivederci.